Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno oh, a tutti i nostri ospiti ed amici e non posso salutarvi uno ad uno, ci sarebbero tante cose da dire, vi ringrazio intanto per questo invito. Voglio iniziare proprio dal tema dei cammini così eh, perfettamente delineato dal, dal direttore, un percorso nello spazio e nel tempo, no? come l'ha definito, a Sisi si è rivelata un po' crocevia e meta. Eh, di grande preferenza per i camminatori non solo italiani, ma da 50 paesi. Pensate che lo scorso anno, proprio a febbraio, uno degli ultimi eventi in presenza prima dell'emergenza Covid che non ha risparmiato nemmeno noi, facemmo proprio un evento alla, alla Sacro Convento sulle statistiche dei cammini nel 2019. 24.000 i camminatori nel 2019 in Umbria. 17.000 dei quali sui sentieri francescani, 5.000 pellegrini che hanno ricevuto la credenziale dalla Stazio Peregrinorum, situata proprio a, a, alle porte alla porta della Basilica di San Francesco. Un turismo assolutamente in crescita, un turismo che vuole cerca un'esperienza, un turismo che in questo momento di tempesta perfetta che si è abbattuta su Assisi Ancora più che sulle altre città umbre, perché da otto mesi noi siamo stati azzerati con una piccola ripartenza ad agosto ma siamo in una situazione davvero di prostrazione anche economica per tante attività, per migliaia di posti di lavoro. Siamo però convinti che quando si ripartirà, come ha detto il ministro nel suo intervento iniziale, si ripartirà, si ripartirà proprio da questo turismo, dall'esperienza da chi cerca di vivere un territorio peraltro nel cammino si vive accanto eh, a contatto con la natura eh, spe spesso anche da soli o in famiglia o in piccoli gruppi quindi si ripartirà siamo convinti da lì io ringrazio il direttore Stefano Mantella con Assisi batte Santiago 5 a 0 ci sentiamo importanti siamo anche gemellati con Santiago proprio eh, ci stiamo apprestando a fare gli auguri di Natale a questa città con la quale avevamo proprio in questo anno deciso di investire anche risorse in un gemellaggio. Non c'è stato possibile per i motivi che conoscete. Un ultimo cenno alla valorizzazione del patrimonio. Perché questi camminatori che arrivano ad Assisi ce ne sono alcuni che vanno, poi finiscono il cammino fatto con tutti i crismi della sobrietà del, del vero e proprio camminatore che fa esperienza, ehm, come dire, sui passi di San Francesco e poi però pernottano negli hotel anche i migliori della città. C'è un altro tipo di pellegrino, di camminatore che cerca proprio l'ospitalità eh, più sobria, più povera. Ecco, è un'operazione, la conosce bene eh, il direttore Mantella, è un'operazione che noi stiamo cercando di fare attraverso beni patrimoniali comunali, di valorizzarli, pur mettendoli completamente a norma e dal punto di vista ovviamente dell'accoglienza, ma anche dal punto di vista... Della sicurezza, immaginate che noi siamo eh, una città che ha dei regimi sulle piazze delle basiliche antiterrorismo, quindi non possiamo derogare dal tema della sicurezza. Siamo riusciti, appunto, in questa operazione di messa a norma di un bene comunale, sono 40 posti letto che è attualmente a bando e abbiamo preso proprio i bandi dell'Agenzia del Demanio come esempio, attualmente oggetto di una manifestazione pubblica di interesse perché auspichiamo di valorizzarlo eh, facendoci ripagare dalle associazioni che poi lo gestiranno sotto forma di cura del patrimonio. Qui mi allaccio anche un regolamento dei beni comuni che abbiamo varato in Consiglio comunale e che stiamo eh, diciamo rendendo operativo. Eh, ultimo cenno, ben venga il progetto sul recovery plan, programma bellezza perché la valorizzazione la cura, la salvaguardia di questo patrimonio c'è bisogno di risorse. I comuni non ce la fanno da soli, devono mettersi in rete e eh, mettendosi in rete, tra l'altro, un cammino è un cammino attraverso tanti comuni, quindi c'è bisogno di risorse superiori che atterrino sul territorio per permettere la cura di questi beni davvero comuni, davvero patrimonio mondiale e questo segnerà la speranza e il futuro del turismo. Eh, ad Assisi noi abbiamo patrimoni immensi, immaginate l'eremo delle carceri, un patrimonio comunale. Immaginate che oggi ci troviamo col direttore, con il vicepresidente regionale per valorizzare il parco del Subasio, perché abbiamo fatto, siamo stati apripista come comune di Assisi, capofila di quattro comuni. Abbiamo chiesto alla regione di riconsegnarci il parco naturale del Monte Subasio, dove la maggior parte del territorio è di proprietà demaniale per essere... I gestori sul campo di questo bene patrimonio mondiale. Ecco, c'è tanto da fare, questa, questo consesso è proprio quello che ci dà grande speranza, nonostante il difficilissimo momento che stiamo attraversando. Grazie, direttore Stefano Mantella, grazie per averci invitato a portare questa testimonianza. Grazie a te, grazie mille, Stefania, Sai che con il cuore siamo tutti ad Assisi, eh, quindi eh, te, ti sosteniamo, sosteniamo il tuo comune e tutto.